Ma che cazzo vuoi? Eh? Che cazzo vuoi? Ma che mi metto a leggere i tuoi messaggi lì sul telefonino, no? E allora zitta! Zitta! Ma che ti metti a fare la santarellina del cazzo con me adesso? Eh? Ma che te credi che non le vedevo le riviste sotto il comodino quando ero piccolino? Quelle là con i cazzi neri, verdi e quelli che mozzicavano i cazzi. E me? E che significa? Un cazzo! Come quello che stai dicendo tu a me adesso! E beh sì, faccio le voci. Bella signora, io faccio le voci, sì! Cercavamo sulla Terra vita intelligente. Ops, abbiamo sbagliato. Io maschilista! Io amo le donne! Solo che non capisco perché non fanno le uova. Ed essere anche tedesco di Germania. Avere bello capello azzurro e occhi biondi, Avete sbagliato, Capello biondo e occhio azzurro, Tu a me non mi toccato, capiste? Che tu che diceste non vale niente. Va bene, non vale niente, basta che non fai così, non stai facendo, perché tu tratta così me? Eh? Io vengo qua di lavoro, allora? Perché io sono di altro paese e tu tratta così me? Io lavoro e tu paga, no problema. Io non lavoro e tu paga stesso, no problema, no problema. Tu a casa, mia a casa, no problema. E vedi, figliolo, il toccarsi non è cosa buona. Non lo vedi come mi è finita a me? Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Non stare a preoccuparti per il tuo futuro. Oppure preoccupati, sapendo che questo ti può essere utile come masticare una chewing gum per risolvere un'equazione algebrica? E balla! Balla! Anche se è l'unico posto dove puoi fare il tuo soggiorno. Tu balla. E se vuoi essere felice, sii felice. Sei vivo. Non ti basta. Buonasera, ultima notizia. Sembra ci abbia lasciati il professor Kreisenberg, noto a tutta la comunità scientifica, dato che è stato cacciato da tutte le università mondiali. Alcuni trattati tipo Come diventare stupidi in 5 mosse e Anche la mente scorreggia sono stati definiti dalla comunità scientifica come le pietre miliari del ragionamento idiota. E con questo è tutto, buonasera e ci sentiamo. Che ne sai tu della mia vita? Eh? Cosa mai pensi di saperne? Arrivi, ti prendi quello che vuoi e te ne vai. Ma riconosci i miei sentimenti? Che ne sa di come mi sento io dopo che un cliente come te va via? Sì, è vero, una vita strana. Sì, è vero, mi trucco. Affinché a guardarti sia una maschera e non la mia faccia vera. Che ne sai tu? Che ne sai di come mi sento? Salve, io sono Andy e volevo ringraziarvi per essere venuti a vedere il mio film. In verità avrei voluto fosse un film migliore, capite? Invece è così stupido, orribile! Ho dovuto tagliare tutte le minchionerie. Infatti adesso il film è molto più corto. Questo è il finale. Lo. Titoli di coda. Grazie moltissimo.